Ehi, ma bentornati. Siamo qui questa volta per una cosa molto importante per la nostra storia, e cioè il porto d'armi. Come eravamo rimasti l'ultima volta, sarà molto importante quello che succederà in armeria, ma soprattutto chi Sarà di conoscerete, piovere mai in questa anzi città? conoscerò in questo posto. State a guardare. Non c'è l'acqua. Va, prendiamo. Però stavo a pensare una cosa. Così. Comprala tu. Io penso ad altro. No, tu, lui. Sì. Comprala tu, con i tuoi soldi. E Ok. vediamo. Poi altre cose vediamo. Ma. Per la radio direi, giusto? Sì. Perfetto, grazie. Quanto sta qui? Che me lo chiamo lo spawn. Amore, le parole famose. Ne vedi la verità, ha detto vaffanculo, eh? No, no, no. Sì, sicuro. Mi tempo secondo, eh. Un culo è vostro, conto. È vuoto il Ok, la conto. radio gliel'ho data io. Ce ne avevo due. Andiamo giù. Buonasera. Basta. Ragazzi, chi c'era dopo? Io credo. Federo, Vorrei lasciala fare dirmi, caro. il porto d'armi, il test balistico. Perfetto, Ma lascia che ha, va, prendere. stai zitti. Dammi un attimo, inizia a preparare già il documento, va bene? Sì, un Arrivo, eh. attimo, lo prendo. Sì. Del culo. 5, quindi sono 6.157.000. Apri, Ma porta. faccio questa minchia. Serve. Ecco, cosa qua così. Buonasera. Serve. Oh, sì. Venga, venga pure con me, mi Ma che segui. bei giubbotti, ma che bei giubbotti, va. Ma che bei giubbotti che Bello, stanno là, sì. no? Andate, Classe, quello là classe. militare, andate. Ce l'ho messo, sì. Ma se ciacca, se ciacca, andate. Bello, bello. Bello, guarda qua, bello, bello. Attrezzatura sofisticata. Ha tutto un po' meno, però. Ok, vieni qua. Ho visto di meglio. Ah, sì. L'hai pagata? Sì. Grazie. Oddio, so sta maschera antigas. Avanti il prossimo. Ragazzi, Che siete dei bella sta serviti? maschera. Così. Sì, salve, scusate. Dovete essere serviti Sì, o dobbiamo siete... fare anche noi il porto d'armi. Ah, il porto Sì, d'armi, tutti e test tre? balistico. Sì. Sì. Ok, c'è qualcun altro che deve acquistare? Io. Ok, un attimo ragazzi, servo il signore e vi faccio il porto d'armi. Grazie mille, Prego, caro. prego. Di cosa ha Ragazzi, bisogno? prendere prima Mi polizia servirebbe comunque. un calibro 50, un desertivo, no? Cosa? Sì. Un E calibro dobbiamo andare prima in preciso. polizia e dobbiamo Schietto, richiedere il volevo. porto d'armi, ma non ti fa pagare niente in pratica. Cioè, Ok. dobbiamo solo richiedere, basta. Allora, senta, scusi. Noi Fai il porto dobbiamo d'armi. andare Dica. ancora in polizia, quindi andiamo prima là. Sì, Va ok. Non c'è bene, problema, grazie basta che il comunque. calibro 50 Gentilissimo. sia schiacciato l'esteso. Adesso Nessuno? vado, dove dovete Grazie aspetto. mille. Ciao ragazzi. Ok. Andiamo, raga, dai, facciamo Ciao. presto. Sì. Che dice? Appena potete uscite fuori che andiamo in polizia. Ok. Ti manda prima in polizia. No, dai. Yes. Uno può salire con me se vuole. Arrivo. Taci in tu. Messo. Bisogna assolutamente incominciare a lucrare come non Sì. mai. Dobbiamo essere ben armati e poi dopo si comincia. E dobbiamo avere i soldi tanti. Già, anche quello. Ma finora la fazione nostra in quanti membri è formata? Siamo poco, non ci abbiamo ancora niente in realtà. Siamo ancora sciolti, caro. Ah, ok. Cerca di evitare di usare parole come fazione, cose. Ah, ok, Soprattutto in mezzo agli altri. Se certo. Sì. ti fermo, non fai niente. Che lavoro fai, no?
Prima ovviamente di andare in polizia abbiamo deciso di cambiarci perché io non ero vestito proprio nel modo migliore. E per andare nell'occhio abbiamo scelto degli abiti un po' più tranquilli, diciamo. Com'è veloce sta pratica del, del porto d'armi? Come ci vuole molto? Ma si paga, si paga? Sì, in teoria hai pagato la visita medica. Sì, sì, la visita medica sì. Poi so che c'è. Un attimo. Ti do documenti? D'identità? Sì, sì. Vado un attimo nei pensieri. Aspetta, un attimo. Certo, certo, collega, tanto faccio io, non ci metto niente. Grandissimo. Perfetto, pure qui è pulito. E qui. Fatto il certificato. A posto. Ecco a lei. Un attimo che le dico quando può andare. Una cosa dal database. Una volta finito lì, io e Frank prendemmo il suo furgone e andammo di nuovo in armeria. E qui viene il bello. Ci sarà un momento che cambierà tutta la storia di Anthony De Vito. E non solo. Piove, eh? Mi senti? Sì. Salve. Buonasera. Salve. Vabbè, ditemi, ditemi. Allora, noi in centrale abbiamo fatto tutto. E dai medici? Anche. Okay. Perfetto. Allora, vi controllo i documenti un attimo. Uno alla volta. Magari uno può andare dal mio collega nel frattempo. Gigi, vi controllo i documenti al signore. C'è qualcosa in controllo? Controlla la carta d'identità e vedi se ha avuto tutto quanto. Ok. Un attimo, perfetto. Certo. Anche lui a posto. E allora fai tu al signore, io poi lo faccio all'altro. Senta, la sale una, io le volevo... Certo, certo. Io le volevo chiedere una cosa, siccome... Venga, com'è? Io volevo fare un regalo a dei miei amici. No? Venga, com'è? Vai con lui, vai con lui. E siamo tanti, volevo sapere se insomma so quanto costa una pistola. Che tipo di pistola vuole? Non lo so, che c'ha lei? Che c'è? Allora le faccio vedere. Sì. Praticamente abbiamo quella più semplice, diciamo, che è una SNS. Sì. Che costa 100.000. Okay. Poi abbiamo una via di mezzo, una 9 mm berlina, costa 116.000. Okay. E poi abbiamo, diciamo, il top della gamma. Una domanda, siccome diciamo, volevo sapere se uno ne compra tante, un po' di sconto si può avere, un po' di sul prezzo? Sul... Guardi, noi purtroppo abbiamo i listini che ci sono venuti dal governo. I margini sulle pistole sono veramente bassi. Però se lei mi dipende in suo tasso, nel senso. Grazie mille. Se lei magari mi dice che ne compra 20, magari arrotondiamo. No, 20 per carità, no. Però anche 7, 8, 9. Guardi, le posso fare 150 invece che 151. Per ogni arma. Purtroppo allora facciamo così, me ne dia 4 per adesso. Allora, vediamo quante ne abbiamo in magazzino. Sì. Allora, al momento in magazzino ne abbiamo 2. Per caso che serve? Ok, 2. Quindi se vuole possiamo cominciare con queste 2 e poi appena le altre 2 sono disponibili può passare a ritirarle. Va benissimo. 2 va bene, sì sì. Allora adesso vediamo il porto d'armi perché senza il porto d'armi non gliela posso certo. Grazie, gentilissimo. Ma lei è nuova in città? Sì, sì, sì. Sono qui da un po'. Ok, non l'avevo mai vista, diciamo, sì, sì, in armeria. Non ho mai bazzicato più di tanto qui, fino adesso. Di cosa si occupa, se posso chiedere? Ma io, guardi, faccio l'elettricista. Le zone lì sono un po' bruttine. Ogni tanto vedo gente strana che passa. Allora ho detto, sai che c'è? Ma vado a prendere una pistola, magari mi difendo.
ci sta, ci sta. E i suoi amici, dico Vado a vedere come anche sta loro, tutti andando. elettricisti. Venga, venga, venga. Loro no, in realtà. Allora, vedi, loro avevano un lavoro, poi si sono trovati senza un po' di problemi. Loro sono nuovi Questa in città. crisi. Ci siamo conosciuti, penso, alle superiori con loro, però poi ci siamo persi di vista e alla fine adesso ci siamo ritrovati. Ma cercherò per loro un lavoro, adesso vediamo. Mamma mia, ho fatto un giro tutto Bene, strano. bene. Comunque, cioè, se poi c'è bisogno di volumi più grandi, magari ci possiamo anche fare dei favori a vicenda, vediamo un po' Certo. di risolvere in qualche modo. Ci teniamo in contatto. Diciamo che la manodopera non manca. Bene, Bene. bene. Guardi, se vuole io le lascio anche il mio numero, io sono Certo. uno dei direttori, siamo due Bene. direttori dell'Almeria. Prendo subito, mi dica. Allora, 23, 70, Vediamo un attimo. 48, oh, scusi, Suo nome? Aurelio. Fatto, E numero diceva? Vado, 23, può andare il 70, prossimo. 48, Sì? La 3. Come diceva suo nonno, ringrazio. se Le vuole faccio uno sono squillo. disponibilissimo. Sì, mandi un Visto messaggino con suo nome così che poi me lo abita. salvo. Ok. Prego, venga, com'è che le faccio fare Ok. il Intanto guardo in Certo. giro, guardo in giro e poi vedo se. Mi scusi, mi è partito un attimino. Era uno schiaffetto del Qua. complimento che ha preso il La 60 portadarmi. calibro ce l'avete voi, che il signore poi ha bisogno Ah, di comprare due ok. calibri. Auguri, che Una sia volta lieto. provata l'arma, fatto il test balistico, ho caricato le armi comprate, le munizioni sul furgone. Anzi, mi hanno aiutato loro dell'armeria, per fortuna. E ho comunicato la bella notizia ai ragazzi, perché un contatto del genere può far veramente, veramente molto, molto comodo. E Ma se soprattutto avevo il è contatto molto di quello importante per dell'armeria. allargare le proprie conoscenze e le proprie Zero. radici della città. Anthony De Vito vi dà appuntamento al prossimo episodio, mi raccomando, sempre molto, molto attenti.